Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Mr. Tyke, e benvenuti a questa 19ª puntata di Minecraft con Modpack Vols. Intanto io qua mi sto rincoglionendo perché sto andando a destra e a sinistra con la grafica. Bene ragazzi, scusate per il ritardo per questa pubblicazione del video, perché effettivamente ho messo un bel po' più di tempo per pubblicare questo nuovo episodio. E semplicemente un po' per il fatto che volevo aspettare i 100 iscritti, ragazzi. Veramente, veramente grazie. Siamo arrivati a 100 iscritti e veramente questo qua per me è un grande passo. E spero che la nostra il nostro canale, perché alla fine è un po' di tutti quanti, visto che i video sono pubblici, spero che si possa ingrandire sempre più con sempre più iscritti e sempre più visualizzazioni e magari sempre video sempre con una qualità maggiore. Ok, mi sono perso sempre nei miei discorsi, ragazzi. Come sapete, chi mi conosce ormai sa che io quando faccio un discorso 3 secondi, massimo 4 quando va bene, poi dopo un po' comincio a divagare. Va bene, comunque. E ancora ringrazio per i 100 iscritti. E un altro motivo perché ho cambiato anche operatore telefonico, quindi ho avuto internet disconnesso per un paio di giorni, quindi non ho potuto uploadare il video e adesso lo sto uploadando. Sì, adesso lo sto uploadando mentre lo sto facendo, ma cosa sta dicendo? Nel senso, ho appena avuto la disponibilità di internet, sto uploadando il video. Voilà, va bene, chiudiamo il discorso. Oggi, come consigliato da Pivano99 in un commento dello scorso video o nell'altro ancora, spiegherò un nuovo tipo di generatore. Per farlo, già premetto che il video sarebbe troppo lungo, quindi lo spazzetto su più parti, almeno si digerisce molto meglio. Niente, in queste puntate faremo l'Hydrogen Generator, che è composto da due generatori, cioè scusate, ho sbagliato, non due generatori, da due macchinari, di cui l'Hydrogen Generator, che produce proprio la corrente, e l'Electrolytic Separator, se non sbaglio, si chiama, che serve per dividere l'acqua in ossigeno e idrogeno. E sì, penso che i macchinari l'ho chiamato nel modo corretto, eccolo qui, lo vediamo subito. Electrolytic Separator, sì. E crafting molto semplice, ferro ferro, Erichite Alloy che abbiamo già visto, e un nuovo componente che è l'Electrolytic Core. Electrolytic Core si fa con 5 Erichite Alloy, 2 dust di platino, un dust di oro e un dust di ferro. Una cosa che non vi ho detto nella scorsa puntata, ah ecco, ho trovato anche questo ragazzi, ho ammazzato uno zombie, ci ho messo 20 anni, ma ho trovato i Platinum Boots, nel senso che me l'ha droppati uno zombie che era un villager zombie. Una cosa che non vi ho detto nella scorsa puntata, nella triplicazione, tra virgolette, nella triplicazione dei minerali, è che il ferro, gli unici due materiali che non si possono triplicare sono il ferro e l'oro, quindi il tin, il copper e il platino si possono tranquillamente triplicare. Ci sono rimasto un po' così su due piedi quando ho visto che non potevo triplicare il ferro. Dalle prossime puntate in questa cassa metterò il materiale che ci occorre per fare i crafting. E niente, adesso cominciamo subito con i macchinari che ci servono, se no il video qua si dilunga come al solito. Allora, abbiamo detto che ci dobbiamo fare un electrolytic core. Allora, ci vogliono 5 Erichite Alloy. Ok, facciamoli subito. Quindi ci vanno 5 lingotti di ferro, facciamo 7 perché dopo ce ne servono altri 2. 6, 7. Sì, 7 ce ne servono dopo, sì, ci sono altri 2 qua. 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Ta-ta-ta-ta-ta. Non so se avevo fatto vedere nell'altra puntata che ho finito la testa del tunnel bore, quindi dovevo anche fare un'altra testa rotante. Penso che la farò in ferro, se ce la faccio, se no la faccio di nuovo steel. Ok, e poi dopo, quando abbiamo finito di fare questo nuovo generatore, finalmente forse posso spostare l'assembly line, forse. E se non erro, questo nuovo generatore ha anche un'uscita con un'altra tensione, quindi poi va anche trasformata, cioè non è più in 120, se non sbaglio in 240. Ma questa è un'idea che adesso mi è venuta perché stavo pensando un po' con la mia mente perversa, come al solito. Allora, dai.
Ok, intanto vedo un attimo così almeno vedo di impararmi la memoria. Sì, va bene, i DAS ce li abbiamo già tutti quanti pronti, quindi è abbastanza veloce come crafting. Dai. Adesso poi facciamo subito subito anche l'hydrogen generator. Ok, sì, perché ragazzi io preferisco farli più corti i video perché veramente ho notato che sono davvero lunghi, sono davvero 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 lunghi. E magari chi non ha disponibilità di tempo o ha una connessione non molto veloce, questo può guastare il video e il let's play in generale. Quindi cercherò sempre di farli brevi o perlomeno digeriberi, come ho già detto. Tanto qua io qua mi sto rincoglionendo! 11 ho detto! 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, sono a 10, 11, ok, tutto a posto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vabbè, questo te lo schiaffo qui. Quindi io faccio shift, schiaccio 11 ricce d'alloy. Madonna mia, che master. Allora, poi, dopodiché, però io già mi sono dimenticato cosa dovevo fare. Qua mi suona Viber. Allora, 1, 2 di platino. Ok, fammi andare a prendere un dust di ferro. 2 di platino, 1, 2 e un gold dust. Allora, crafting dovrebbe essere in questa manieretta qui. Wata wa wata wa wata wa. Perché c'ho 6? Oddio mio, non l'ho fatto. Non l'ho fatto. Ditemi che mi servono almeno altri 4. Oh, cioè, ho fatto tutti quanti. Madonna mia, ho fatto tutti i ferri. Speriamo che nel cosa ne servono altri. Speriamo che ne servano altri 4 nell'hydrogen generator. Ah, con l'H si scrive idrogen. Oh, mamma mia, l'H. Idro. Ecco, HY 1, 2. Oh, sono salvato. Ok, posso. Ok, comunque abbiamo fatto l'electrolytic core. Poi, l'electrolytic core ho messo qui, se mi ricordo bene. No, oh, no, no, così. Ta-ta-ta, chi mi sta vedendo per la prima volta mi sta prendendo veramente per scemo. Infatti, adesso devo fare i 4 lingotti che mi mancavano. Quattro lingotti, intanto vediamo un po' qua se devo fare qualcos'altro. Lo steel già l'ho preparato. Poi bisogna fare. Ok, ferro non ce ne serve più. Allora, qua ce ne vogliono 1, 2, 3, 4, 5. Ancora 3. Se la matematica non è un'opinione, solo opinione non è una matematica, dipende. Teoricamente 3 ce ne vogliono perché sono 1, 2, 3, 4, 5. Sì, se ne vogliono altre 3 da sciogliere. Quindi nel frattempo mi piglio questi qui. Allora, facciamo l'electrolytic separator. Mi sa che mi sono dimenticato anche qualcos'altro, però. Allora, 1, 2, 3, 4. Poi ci mettiamo 1, 2. 2. Cos'è che ci va al centro? Ah, electrolytic core. Ed ecco qui l'electrolytic separator. È un macchinario veramente fantastico, ragazzi. È un macchinario veramente fantastico. Però lo vediamo subito dopo. Quindi, così almeno craftiamo anche l'hydrogen generator. Qua ha fatto quello che ci serve. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare altre 3. Ricce d'alloy 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Voilà, anche con la redstone siamo già belli giusti giusti. E altri dust penso che bisogna fare semplicemente 4, bisogna cucinare 4 di platino.
Voilà, e io faccio intanto i due blocchi. Ah no, sì, ma non ho fatto vedere il crafting, ragazzi. Che scemo, io calcolavo. Comunque, semplicemente, Electrolytic Core, ok. 2 ricce d'alloy e 4 di platino. Eh sì, e 2 blocchi di steel, sì, non so se l'ho già detto, vabbè. E così io già facevo, così calcolavo, facevo senza dirvi niente, convinto che stessi giocando da solo. Cioè, a me viene così naturale fare i video che ormai mi sto abituando di brutto. Allora, due blocchi. Ok. Quindi vediamo un po' se mi ricordo ancora come si fa l'electrolytic core. Ok. Mi sa che ci manca qualcosa. Ditemi di no, per favore. No. Ci manca un dust di platino. Solo un dust di platino ci manca. Sta a vedere che non c'è. Io ho dimenticato la platino da qualche parte. Dove c'è il dust di platino? Ditemi che c'è del dust di platino, per favore. Perché il platino adesso è un casino, che non so più dove cavolo ce l'ho. Avevo perso uno di platino. Adesso bisogna andare a cercare il platino. Porca vacca. Come al solito c'è sempre qualcosa che non quadra. Andiamo a cercare il platino. Andiamo a cercare il platino. Cosa volete che vi dica? Andiamo a cercare il platino. Ah sì, ecco. Avevo fatto un errore e avevo perso uno di platino. Tanto penso già di aver capito dove posso trovarlo. Andiamo a vedere qua se ce n'è. E se non ce n'è, siamo fregati veramente. Oh, il platino alla fine ne serve un casino, eh. Eravamo partiti che non sapevamo manco che cos'era, adesso. Eccolo lì! Voilà! Fortuna, grazie, 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 fortuna, grazie. Grazie. E prendiamo. Vabbè, prendiamoli tutti già che ci siamo, eh. Piazzo una torcia, ragazzi, che so che odiate il buio. Siete al contrario dei vampiri. Bene, torniamo. Dopo questo colpo di fortuna, mi sa che non ne avremo più, quindi dobbiamo cercare di far tutto da solo, eh. Pippiri 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 pippiri. Ok, torniamo su. Stasera ho anche tra l'altro un po' di sonno. Stasera è l'unica notte che dormo, 21 anni è la prima notte che dormo. Dopo 21 anni, ragazzi. Ah ragazzi, nella scorsa puntata, nelle scorse puntate, vi avevo detto che se volevate aggiungermi su Facebook io non aggiungevo gente strana. Poi mi sono accorto che ho fatto un po' la figura dell'antipatico, che ho detto una cosa del genere. Se volete tranquillamente aggiungermi, prima di. Mi mandate tranquillamente la richiesta d'amicizia, perché ho visto che me ne sono arrivate diverse, solo che non so di chi sono. E come ripeto, io sono Angelo Arieta. E anche su Google Plus, se volete seguirmi, potete tranquillamente seguirmi sempre sotto il nome di Angelo Arieta. E se mi mandate una richiesta d'amicizia su Facebook, mandatemi dopo un messaggio, ditemi ciao, tipo ciao, ti seguo sul canale di Mr. Tyke, e io poi vi metto nella lista amici del canale di YouTube, quindi così almeno vi accetto tranquillamente. Quando mi sono rivisto nel video ho detto ma che antipatico di merda che sono. Io avrei già messo non mi piace. Oh! Riapro le porte così tranquillo, retromarcia. Bene. Vediamo un po' se il platino lo faceva. Io non mi ricordo, se non sbaglio il platino lo triplicava, eh. Se lo triplica ci schiaffo subito l'altro lingotto. Grande, grande purification chamber. Batti il 5. Vedi, grande, batte anche il 5. Ma è troppo bello. Ma sembra un'insalata blu. Che bello. Bene, le abbiamo dato il nome. Questa è insalata. Ma il maiale si schiaccia qua. Muovi il naso! Per chi non sapesse cos'è il maiale, questo è il maiale, questo macchinario qua. Bisogna, dovete rivedere i video precedenti per capire perché lo chiamo maiale. Dai, su, ce n'è abbastanza, mi sembra che ne serve uno solo. Sì, un altro po' di casino, io guarda, odio il casino. Grazie. Ok. Ok, adesso però mi sono già dimenticato come si fa a fare lì il coso core.
Cazzillo core, dai, quella cosa lì. Allora, se non sbaglio si fa così. Electrolytic core, ecco qua. 1, 2, 3, 4, 2 quadri cubi, questo e questo. Electrolytic core, me lo ricordo magicamente. Adesso però non mi ricordo come si crafta l'idrogen. Ok, due questi, ok, ragazzi, ci siamo qua. Sì, ho capito già tutto, guarda. Ho capito già tutto. Oh, porca vacca. Oh, vacca porca, quello che volete. Hydrogen generator. Eccolo qui. È finito qua di sbattere le porte. Mi ha ascoltato. Sì, a te dopo ti purifico perché sennò fai un casino ma pazzesco. Bene, ragazzi, allora, andiamo a dormire. Andiamo a dormire perché vi devo far vedere come funziona. E ci serve dell'acqua. Innanzitutto ci potrebbe servire anche questo qua, il gas tank. No, storage tank, sbagliato. E solo che sì, non potevamo anche craftarlo. Poi vi spiego dopo a cosa serve. Comunque, per craftarlo, vabbè, non ve lo spiego subito. Questo qua praticamente è una tanica che può contenere il gas, l'idrogeno, l'ossigeno che sia, prodotto dall'electrolytic separator. E si crafta tranquillamente con 8 di ferro e un iron dust al centro. Io non lo faccio semplicemente perché per come utilizzerò io l'electrolytic separator e l'hydrogen generator. Diciamo a me non serve, però io poi vi spiego anche cosa potrebbe servire, magari a voi può servire tranquillamente. Allora andiamo a prendere un bel secchione d'acqua che c'è una sete da paura. Ok, piripiripiripiri, dov'è sto ragno? Non c'è nessuno. Le mucche fanno mu. Beh, non rispondono, sono maleducate. Andiamo giù. Oh, sto cominciando a laggare. Ok. Andiamo giù, come vedete qua c'è molto, molto ordinato. Ecco, e stavo cominciando a scavare per allargare la stanza. Però penso che poi lo farò. Forse farò anche qualche video. Vabbè, comunque, non badate al casino. Allora. E ci mettiamo in un punto abbastanza pulito per fare questo. Beh, innanzitutto prendiamo un po', rompiamo questa qua. Voilà, così almeno abbiamo spazio. E che era l'imprinter quello lì, giusto? Sì, mi ricordo tutto. Allora, piazziamo prima l'hydrogen e l'electrolytic separator. Molto bello, molto bello, molto bello. Vabbè, molto bello, praticamente l'electrolytic generator ha due entrate per la corrente, che sono le laterali. Un'entrata per eventualmente l'acqua che vi farò vedere nelle prossime puntate. E vabbè, qua vabbè, le due taniche ossigeno con la O indicata con la O e H che sta per l'idrogeno. E qua c'ha l'uscita dell'idrogeno. Adesso vi spiego bene come funziona. Tasto destro sopra. Allora, questo sarà l'indicatore dell'acqua. Infatti noi adesso ci schiaffiamo un po' d'acqua, ma è veramente poca, ragazzi. Sa che ce ne dobbiamo mettere un bel po'. Non so se funziona così poca d'acqua, così poca acqua. Andiamo a prendere ancora un po'. Poi faremo un sistema che prenderà l'acqua in automatico. Per questo vi ho detto che c'è l'entrata per l'acqua. Io sicuramente sto secchio d'acqua lo faccio cadere da qualche parte. Vabbè, forse basterà. Se non basta, ci inventiamo qualcosa. Innanzitutto è stato un pirla farlo qua, perché mi serve la corrente. Vabbè, però se ce la facciamo con i cavi forse riesco a prenderla. Dai, sì, se lo rompo così sicuramente due me ne darà. No, non si rompe. Ah, Madonna, si è spaventato. Allora, mettiamolo qua. Bene. L'acqua ovviamente l'ha persa. Adesso sono un nabbo. Così almeno con la scusa che andiamo a recampare anche un bel cavo.
sistemato un po' le casse. Allora, ci sono tre cavi, non ce n'è manco un isolato. Vabbè, fa niente, li facciamo subito subito i cavi isolati. Tre cavi isolati, voilà, ci bastano, penso. E qua dicevo, ho sistemato le casse, qua ci ho messo tutti i minerali. Ed lì soltanto la roba che ci serve nei video. Io alla fine penso che questo video qua si stia prolungando quasi quanto un video di media durata che faccio io, quindi una quarantina di minuti. Spero di no, perché sono troppo lunghi. Non per me, ma per voi. Allora. Ok, forse farà qualcosa. Se non ce la fa, prendiamo altra acqua. Allora, dicevo, tasto destro, serbatoio d'acqua che sarà pieno. Qua viene indicata la corrente, come al solito, adesso poi appena lo collegheremo. Qua ci sarà la produzione dell'idrogeno, qua la produzione dell'ossigeno. Il gas tank, cioè il tank, oddio, mi sono bloccato, il storage tank servirà se qualcuno vuole tenere a distanza l'electrolytic separator dall'hydrogen separator. Uno mette qua dentro lo storage tank, dentro in questo caso la barra dell'ossigeno o nella barra dell'idrogeno, dell'ossogeno, sì. E praticamente la barra, il serbatoio che è all'interno dell'electrolytic separator si svuoterà, andrà a finire all'interno del storage tank, che mi sto sempre dimenticando il nome. E questo storage tank pieno di tank, non so come cavolo si chiama, pieno di gas o ossigeno o idrogeno, lo possiamo mettere all'interno del hydrogen generator se è idrogeno, altrimenti in altri macchinari che vedremo in futuro. Ora, diamoci corrente. Ovviamente la corrente, ah, si sta salendo, però ne sale poca perché tutta la corrente viene mangiata dalla batteria. E come vedete ha prodotto un tot di idrogeno e un tot di ossigeno dall'acqua che c'era dentro il serbatoio. Intanto a me mi suona il telefono come al solito, io me lo aspettavo, e devo chiudere. Voilà, ciao. Ah, ho visto pure, c'è anche una richiesta d'amicizia. Manco ho uploadato il video e già mi fate le richieste d'amicizia, ragazzi. Che cavolo, un po' di pazienza, dai. Va bene, andiamo a prendere altri secchi d'acqua un attimo al volo. Altri due secchi d'acqua, poi proviamo subito l'hydrogen generator. E poi nel prossimo video vedremo come automatizzare il tutto e come andare avanti. Manco ce lo metto, già se lo succhia. Voilà. E abbiamo già un po' di idrogeno, un po' di ossigeno. Cosa sono questi due qui? Dump e output. Il dump serve per svuotare una delle due cisterne. In questo caso a noi l'ossigeno non ci serve. Quindi premiamo una volta e l'ossigeno se ne va. Ora, rapidamente, perché dopo la O ci sarà la H, quindi svuoterà l'idrogeno. H e poi ritorniamo sulla X, quindi due clic e blocchiamo l'uscita. L'uscita in aria, quindi per disperderlo. Output invece, vi spiego subito a cosa serve. L'ho detto tre volte. Praticamente serve, come dicevo prima, che qua c'è un'uscita. Possiamo commutare l'uscita perché magari ci sono altri macchinari a cui serve l'ossigeno. In questo caso avete visto c'è la H. Se noi lo commutiamo in O, cambia in O anche questa qui e uscirà l'ossigeno. Noi rimettiamo, se ci mettiamo la X, X, oh. Quindi chiuso, lo lasciamo su H per l'idrogeno e a fianco ci mettiamo il macchinario che in questo caso è l'hydrogen generator e ha bisogno di idrogeno. Blocchiamo l'uscita dell'idrogeno così almeno vi posso far vedere. Piazziamo qui l'hydrogen generator, che in questo caso dicevo che produceva 240 volt. E una cosa che ci tenevo a dirvi è che l'hydrogen generator, cioè l'electrolytic generator, sì, l'electrolytic generator con la corrente di 120 produce veramente lento. Quindi ha bisogno di una corrente di 240, che è questo qui dell'hydrogen generator. Sì, perché qua c'è un'uscita gialla e di qua c'è l'uscita blu? Non lo so. Non lo so. Allora, togliamo un attimo di concavo, perché sennò si inchioda tutto.
Colleghiamo l'uscita, voilà, in questa maniera qui. Quindi, come produce? Manda la corrente all'electrolytic separator. Quindi fa tipo un moto per un ciclo continuo, però fino a quando c'è acqua. Quando non c'è più acqua, si ferma il ciclo. Apriamo l'ossigeno, e continua a produrre. Ha finito l'idrogeno e quindi abbiamo consumato tutto. Ha un minimo di batteria all'interno, però questo qua, diciamo, è il funzionamento base. Nelle altre due uscite, tranquillamente, penso che sì, che siano uscite, possiamo collegare una batteria. Comunque, poi, per maggiori info, adesso che mi è arrivato, ho visto questa differenza di... Oh, qua mi va a fuoco già tutto. Visto che ho visto... Aspetta, HH, servirà per altre entrate dell'idrogeno? Adesso l'ho vista, mi sa di sì. Bene, rompiamolo. Vediamo in quante parti ha la H. Sì, prima sarà attaccata da qua. Sì, perfetto, perfetto. Ho capito cosa serve. Niente, l'unica uscita della corrente è questa qua gialla. E queste 3H blu saranno le tre entrate per gli electrolytic generator, separator. O eventualmente tubi, ma non so se ci sono i tubi per il gas. Comunque ci sono dei sistemi per convogliare tutto il gas che ci serve. E sì, mi sono un pochettino incasinato, però alla fine ci siamo capiti. Uscita di corrente, tre uscite di idrogeno, tre entrate di idrogeno, qua un'uscita dell'idrogeno e due entrate di corrente. E qua un'entrata per l'acqua. Allora, qua adesso ripristiniamo il tutto. Ok. E niente ragazzi, dai, vi ho fatto vedere più o meno a grandi linee come funziona l'hydrogen separator e che ha bisogno soprattutto dell'electrolytic separator. Sono tutti scioglilingua, oddio, non ci sto capendo più niente. Ho fatto il video un po' così alla veloce, non perché non avevo voglia, ma semplicemente perché vi volevo far vedere il funzionamento base, come sto ripetendo. Nel prossimo video farò vedere un pochettino di più come funziona e come automatizzare soprattutto il riempimento dell'electrolytic separator, perché ogni volta con i secchi non si può fare. E già un sistema l'abbiamo tolto, quindi il storage tank l'abbiamo tolto dal sistema perché la maggior parte delle persone usano lo storage tank, ecco, per prendere il gas e metterlo ogni volta di qui a mano, cioè nel senso metterlo in questa posizione qui. Questa qua sarà il serbatoio dell'idrogeno, infatti quando poi ci sarà una produzione continua, questo sarà pieno e questa qua sarà l'uscita della corrente. E poi vedremo anche come trasformare la corrente 240 in 120 per metterla nelle batterie tranquillamente e tutte queste cose qui mano a mano che ci serviranno. E come ripeto, nel prossimo video vedremo come automatizzare il tutto. Ragazzi, vi ringrazio tantissimo per la visualizzazione. Intanto io sto spaccando l'electrolytic generator sen separator senza accorgermene. Vi ringrazio ancora, grazie tantissimo per avermi aiutato ad arrivare a 100 iscritti. Spero che si arriverà sempre di più con un numero alto. Quindi sempre più, ricordo sempre, più iscritti, più video ci divertiamo sempre di più. Grazie mille, se vi piace il video mettete mi piace e se vi piace tutto in globale, iscrivetevi al mio canale, iscrivetevi al mio canale, ragazzi. E da Mr. Tyke è tutto e ciao a tutti!